Al momento sono 15 le denunce che la Questura di Pesaro sta formalizzando per altrettante persone individuate nella manifestazione No Green Pass di mercoledì sera, che ha visto un gruppo di manifestanti staccarsi in corteo per proseguire le loro rimostranze al ritmo di slogan sotto casa del sindaco Matteo Ricci con cori contestatori al primo cittadino. Denunce che a dire della questura coinvolgerebbero esponenti Novax di Casa Pound e del movimento Io Apro. Gli illeciti contestati sono quelli del corteo non autorizzato, a differenza della preannunciata e preaccordata manifestazione alla palla di pomodoro cominciata 2 ore prima. I video acquisiti dalla Digos sono comunque al vaglio dell'esame di ulteriori violazioni. Denunce innescate da un Ricci quanto mai sdegnato dalla violazione delle proprie libertà personali, dallo spiacevole sconfinamento verso gli affetti familiari, oltre che dalla contestazione al Green Pass. Sentimenti che Ricci ha pubblicamente dichiarato in diretta TV nazionale mercoledì sera al programma Zona Bianca di Rete 4 e che ha rinnovato questa mattina durante la trasmissione Rai Agorà, rinnovando il proprio disappunto sulla gestione dell'ordine pubblico. Ma prima ne ho parlato ovviamente la sera stessa con il prefetto, perché poi io ero a Torino per iniziative elettorali e amministrative con altri sindaci, quindi la distanza non mi consentiva neanche di gestire la situazione. Ne ho parlato col prefetto, però è allucinante che le forze di polizia, perché quel corteo, come avete visto, la festa, la manifestazione si è svolta nella Piazza del Mare, dove c'è appunto la sfera di pomodoro, esattamente come quella al Ministero degli Esteri. Poi da lì il capo del movimento Io Apro ha detto andiamo in corteo sotto casa del sindaco, e questo è il corteo che sta venendo sotto casa mia, che abito diciamo nelle parti del centro. E la polizia non solo non ha deviato il corteo, ma li ha accompagnati tranquillamente sotto casa mia, li ha fatti rimanere sotto casa mia per più di mezz'ora, quella è casa mia, ecco per capirci, al portone di casa mia, a suonare le ire contro la mia famiglia. Se non mia moglie non mi manda una foto estemporanea, io non denuncio il fatto, forse quella mezz'ora sarebbe diventata molto di più. Quindi una gestione del tutto inadeguata dell'ordine pubblico. Come ho detto ieri al ministro Lamorgese, vorrei capire se una manifestazione può arrivare sotto casa di Draghi. Immagino che le forze di polizia non la consentano una manifestazione sotto casa di Draghi. Non si è fatta attendere la risposta dei sindacati di polizia attraverso comunicati stampa. Pierpaolo Frega di Silp CGL ha piuttosto applaudito la gestione della piazza da parte delle forze dell'ordine e la prontezza del questore nel gestire i contestatori in una non prevedibile vigliaccata. Più critico Marco Lanzi del Siulp, che ha speso parole di solidarietà per Ricci, ma di disaccordo sul suo appello al ministro Lamorgese per una gestione inadeguata dell'ordine. Lanzi ha ribadito come l'ordine pubblico presupponga in cima alle priorità l'incolumità della cittadinanza e in una situazione non prevedibile si è evitato di far degenerare una manifestazione in cui non si sono registrati danneggiamenti e nessuno si è fatto male in un corteo in cui figuravano anche donne e bambini.